Ben ritrovati con un nuovo appuntamento di 45 giri in versione politica. Seppur lunedì stringono i tempi, si avvicinano al par condicio, c'è possibilità di svariare, dare spazio a tutti. Super J lo fa da sempre, lo continuerà a fare nel rispetto delle regole di democrazia comunicativa che rispettiamo e che continueremo a rispettare. Non è un caso che nel ventaglio dei candidati sindaci al Comune di Teramo mancava essere qui nostra ospite nel caso Graziella Gordone, che ringrazio per aver accettato il nostro invito, anche per aver sacrificato probabilmente una buona mezza giornata di campagna elettorale a questo spazio. Vogliamo intanto presentarci ricordando che sei candidata del SEL al ruolo di primo cittadino di Teramo? Grazie a voi per avermi ospitato. Sì, sono Graziella Gordone, non sono solo candidata di SEL o sinistra partecipativa, ma sono anche candidata di Città di Virtù. E mi hanno scelto delle persone perché vogliamo iniziare a far riparlare le persone, vogliamo riportare la politica alle persone, perché comunque abbiamo visto che questa amministrazione non ha ascoltato il popolo, non ha ascoltato le persone, non ha ascoltato le tante istanze che comunque questa città ha manifestato. E in 10 anni di amministrazione di centrodestra abbiamo visto che Teramo è rimasta ferma, si è ingrigita, si è imbruttita, è rimasta ferma, non è andata avanti, non è cresciuta e non è competitiva, non è una città competitiva e non sta offrendo più nulla. E i nostri figli, io sono mamma di 3 figli, ma sono una lavoratrice, quindi so la difficoltà di arrivare al 27 del mese con 3 figli, un mutuo da pagare, dei lavori, il mio è un dipendente, io sono una dipendente pubblica, ma mio marito è un precario, comunque, e tutto quanto questo ti fa pensare e ti fa chiedere cosa non va di questa politica. Non vanno tante cose, non vanno le tasse applicate sui cittadini, non va il fatto che il lavoro non c'è e che comunque questa amministrazione non faccia nulla per far ricrescere l'economia locale. E quindi tutto quanto questo mi ha portato a pensare, forse come scelta incosciente, non lo so, però l'ho fatto da mamma. Da mamma io voglio che i miei figli ritornino, amino Teramo e quando crescano non abbiano la voglia di andare via e di fuggire, ma perché qui non c'è più nulla da offrire. Qui un ragazzo non si può sposare, non può far nulla, ma perché non c'è lavoro. E comunque sono cambiate le strutture sociali delle famiglie, sono saltati i sistemi. Teramo è una città che vive adesso soltanto sulla pensione e sui dipendenti pubblici, quindi ciò è inammissibile, significa che veramente è diventata una città non più vivibile. La particolarità di questa tua candidatura a sindaco sta nel fatto che viene proprio dalla gente, viene dall'essere mamma, e quindi non sono cose che maturano dalla sera al mattino. Con ogni probabilità hai avuto tempo a sufficienza per riflettere, hai avuto dei supporti, hai avuto chi ti ha spinto anche a decidere per il sì. No, ci sono state tante situazioni, a prescindere sono mamma, io vivo in un contesto che mi ha fatto vedere Teramo quello che non mi dà. Io sono una mamma, sono una donna, sono una lavoratrice, ho 3 figli piccoli, è successo anche che è esploso l'asilo di mia figlia e mia figlia andava a scuola. Vivo in periferia, ho 2 persone invalide a casa, quindi ho il contesto, un ventaglio di situazioni che ti fa rendere conto quello che non mi dà questa però società. Purtroppo non è sufficiente per poi arrivare a determinare mi candido a sindaco. No, cioè, non è deve sufficiente, stato però ti fa crescere fuori. Sì, su questo non ci sono dubbi. Ti fa salire la rabbia. E nel voler mettere mano realmente a delle situazioni e a dire qui si deve fare qualcosa, per le frazioni si deve fare qualcosa, nelle scuole che sono veramente degradate, sono all'abbandono e comunque c'è una situazione chiave, cioè esplode una scuola e non si fa nulla. Allora come vengono manutenzionate queste scuole? I pulmini come vanno? Stamattina leggevo che le gomme sono per l'ennesima volta sono lisce nei pulmini che trasportano i nostri figli, quindi il nostro futuro. Ho 2 genitori invalidi e comunque ti rendi conto come questa amministrazione non riesce a dialogare con loro. E in passato, un anno e mezzo fa, noi abbiamo fatto uno sciopero della fame. Questo sciopero della fame per me è stato caratteristico, cioè non è che ho fatto lo sciopero della fame perché
volevo mettermi in mostra o altro, ma perché mi rendo conto che comunque il malato oncologico non è considerato. Siamo comunque l'unica provincia che non ha il polo oncologico, quindi già qui si viene a vedere che si disattende una legge. Cioè, tutto questo che ci viene tolto non viene dato al cittadino e noi dobbiamo riportare la fiducia. Io non ho più fiducia dell'amministrazione e io voglio avere fiducia dell'amministrazione perché io la voto, io esprimo un voto, esprimo un desiderio, esprimo un giudizio e di conseguenza noi vogliamo riportare veramente l'amministrazione ed essere amministrata al cittadino, perché quello che deve essere fatto, vogliamo la trasparenza, cioè si deve vedere, deve essere possibile. Esistono comuni del nord, io ho lavorato al nord. Esistono comuni del nord che il sindaco ha le porte aperte perché comunque è quel dialogo continuo col cittadino, non ci sono appuntamenti con le segretarie, porte d'attesa, c'è la porta aperta, il sindaco deve essere a disposizione, non può essere un sindaco part time. Io, se mai dovessi essere io, lo spero e mi auguro di ciò, ma se dovessi essere io la mia porta sarà aperta, io mi metterò in aspettativa, io sarò a servizio completo della mia cittadinanza, cioè anche qui è un'espressione di rispetto per chi ti sta dando la fiducia, è l'espressione essenziale. Ho pensato, leggendo qualcosa di te, qualcosa di quel che dici o scrivi, che chiamare questo spazio dall'altra parte dello steccato in qualche maniera potesse rappresentare un po', per sommi capi, quello che vuoi provare a dire alla tua città. Ci stiamo dentro o abbiamo esagerato? Ci siamo dentro. Ci siamo dentro. Ci siamo dentro. Guardi, la cosa bella è che noi sabato abbiamo fatto l'inaugurazione della nostra sede, l'abbiamo chiamata la casa del cittadino, perché appunto deve essere una casa, appunto loro devono poter passare, trovare la porta aperta e dire qualsiasi cosa, ma dire qualsiasi cosa nella mia frazione non c'è questo, non funziona questo, oppure quello che state facendo a me non piace, perché non provate o perché non proviamo a parlarne? Io voglio provare a parlare con le persone e anche per questo nel nostro progetto, noi siamo una squadra, ma siamo una squadra di amici, nel nostro progetto che abbiamo visto per Teramo, per una Teramo diversa, si parla di territorio, si parla di ambiente, si parla di lavoro, che è la cosa prioritaria, ma si parla di sociale, perché comunque quando c'è tutto questo degrado attorno, quando non hai più un parco, non hai più il parco fluviale, non hai un punto di raccolta per le persone, quando non hai più un territorio che ti riesce ad offrire qualcosa, non hai più l'artigianato, quando non c'è il lavoro, cambiano totalmente, l'impatto sociale delle famiglie è cambiato totalmente. Quindi se una mamma vuole andare a lavorare e trova un lavoro precario nel pulire le scale o trova una qualsiasi altra cosa, si fa il conto, dice ma io vado a lavorare, guadagno 5 euro ma ne spendo 10 per la babysitter, allora sto a casa. E quindi noi abbiamo rivisto sul piano sociale come possiamo aiutare le famiglie e le possiamo aiutare rivedendo il mondo del volontariato, che comunque è il terzo lavoro dello Stato, è il terzo lavoro di qualsiasi Stato. Quindi come si rivede il mondo del volontariato? Ricreando un tessuto sociale all'interno delle famiglie, per chi ha persone bisognose a casa, per chi ha allettati, per chi ha comunque dei figli piccoli, e cercare di intessire una rete sociale di supporto per queste famiglie. Io sto guardando una foto che fa riferimento all'inaugurazione della casa del cittadino cui facevi riferimento tu, un breve inciso. A me è venuto naturale darti del tu, ti prego. Mi devi dare del tu. Ti prego di farlo anche tu con me, però, perché altrimenti siamo dispari. Sì. A me non piace tanto il disco. Faccio fatica, ma arrivo. Okay. Sto vedendo, peraltro, volti giovani e meno giovani. In fondo è quello che probabilmente volete dire alla città. Non c'è una classificazione di voto che debba in qualche maniera caratterizzarvi? Guarda, io non l'ho detto più volte. Io vengo da una famiglia umile, semplice, e io non faccio parte né di lobby, né di caste, né di famiglie potenti, e né sono iscritta a varie associazioni, a varie eccetera. Io sono una mamma e vivo tra la gente, io sono tra la gente, faccio un lavoro comunque, io sono un'infermiera, quindi sono a contatto con le persone e sono a contatto con le persone nel loro momento più buio e più vulnerabile.
E tu ti rendi conto come vengono fuori i problemi, come le persone hanno veramente difficoltà adesso a vivere e le persone hanno bisogno di essere ascoltate. Anche per questo noi abbiamo fondato il nostro scendere in campo, abbiamo detto dobbiamo essere sobri, non ci sono i soldi, non c'è possibilità, noi non possiamo prendere in giro l'elettorato, l'elettorato se ne rende conto, le persone se ne rendono conto. A me darebbe fastidio vedere che vengono spese dei soldi in modo sperperati, non va bene, adesso non va bene più, bisogna essere sobri. E quindi noi ci siamo autofinanziati, ci siamo messi le mani in tasca, ci siamo trovati una sede piccola, che insomma che potevamo permettercela, ce la siamo puliti, lavorati da soli, dipinti, ce la siamo, e anche per quello noi l'abbiamo voluto comunicare attraverso i social, come ce la siamo puliti, come ce la siamo dipinti. I miei figli erano in sede a giocare a nani giganti mentre noi la dipingevamo. E vorremmo fare una campagna elettorale veramente col minimo, perché adesso dal minimo deve ripartire tutto e la politica deve essere rispettosa in questo modo, perché non si possono spendere soldi su soldi nelle campagne elettorali, perché bisogna essere sobri, bisogna, come una buona mamma di famiglia bisogna fare, quindi a casa si fa il conto di quello che abbiamo, ci si arriva alla fine del mese, no, allora cosa si va a tagliare? Il superfluo. Io intanto voglio ringraziare la mia regia che, non avendo condiviso con me una vera e propria scaletta di questa chiacchierata, lavorando in rete, sta mandando in onda anche le immagini che tu hai anticipato qualche istante fa. Sentendo di parlare e sentendo parlare il Movimento 5 Stelle a modo loro, non in studio, mi sembra che non siate molto diversi per No, sì, interpretare la politica sicuramente di il tutti i Movimento giorni. 5 Stelle, è nato così, sulla base delle persone, sulla rabbia delle persone. Sulla rabbia delle persone nel dire quello che non andava, nel protestare, quindi con tutte le loro giornate del Vaffadei e tutto il resto. Però dopo la rabbia bisogna pensare delle proposte, bisogna parlare, bisogna dialogare, bisogna trovare anche tante nuove forme. Noi diamo spazio a tutti. Questa poi è un'altra differenza anche del 5 Stelle, perché poi comunque lì c'è sempre qualcuno che direziona e organizza. Noi veramente diamo spazio a tutti e non ci vogliamo fermare solo alla rabbia, perché comunque la rabbia è fine a se stessa. Noi invece dobbiamo creare e dobbiamo fare dei progetti. E quindi anche per quello è nato il nostro sito. Abbiamo fatto un sito ma interattivo, cioè lavora con noi, puoi fare proposte, puoi fare tutto. Sito che si chiama? www.graziellacordone.it. E questo sito noi l'abbiamo voluto rendere interattivo, come una pagina di un social network, cioè che potevamo prendere e rispondere, oltre che scrivere materiale e poter comunicare. Tutto quanto questo noi ce lo siamo fatti da soli, ma veramente chi è esperto in un modo, chi è esperto in un altro, rispettando le peculiarità di Mi ognuno. par di capire che questa sarà la comunicazione del candidato sindaco Graziella Cordone, che difficilmente si uscirà fuori da questo canone. Guarda, se le televisioni mi chiameranno e mi inviteranno, io andrò, così come se i giornali mi daranno spazio. Quindi dovunque mi chiameranno io andrò perché noi non abbiamo altre forze, ma quello che stiamo No, e questo facendo, dovrà avvenire per forza questo negli dovrà avvenire ultimi per forza 30 perché giorni, siamo in par insomma, condicio, ci sarà poi la ma par condicio, quello quindi. che noi stiamo facendo soprattutto è fermarci come punto in sede, ma poi andare veramente in giro, andiamo in giro ovunque, sabato siamo andati in giro per il mercato, domenica siamo andati in giro per il mercato e ci fermiamo a parlare perché le persone mi devono conoscere, devono sapere chi sono io, perché, ma non perché devo promettere sogni, ma perché devono verificare quello che è la mia vita, devono verificare come sono io. E anche nell'andare a fare la spesa, nel portare i miei figli nelle varie attività, perché poi avendone tre, Le fai tutte le attività. le faccio tutte le attività, e di conseguenza anche lì mi fermo, perché anche quello è un modo di capire quali sono le difficoltà di una mamma, di un padre, di un nonno che comunque ti dice: ah, sai, senti signori, ma mo, visto che vuoi fare questo, senti un po' questa cosa. E da lì abbiamo
visto e analizzato tante cose, non ultimo per esempio il progetto del Civic Crowdfunding. È nato così con una mia amica architetto durante un'attività dei nostri figli. Allora ho detto: perché non collabori con noi? Perché non ce lo presenti? Perché non lo rendi applicabile per Teramo? E quella è una forma di democrazia partecipata, cioè che chiacchierando una mamma mentre si aspettava in quell'ora buca, abbiamo pensato un progetto che può essere applicato per Teramo, cioè dove il cittadino diviene protagonista di un progetto, lo vede nascere, lo vede applicarsi, lo vede crescere, vede come vengono spesi i suoi soldi, perché comunque lì viene chiamato ad investire, e lo vede arrivare a progetto compiuto. Come vedi, c'è un verbo, vedere, che accomuna ogni riferimento di questo progetto. Il vedere passa per la comunicazione. Io non vorrei scoraggiarti, ma vorrei poterti dire con forza che comunicare diventerà l'obiettivo, nella maniera migliore possibile, è ovvio, dovrà diventare il vostro modus operandi, cioè non circoscrivete evidentemente tutto ciò che intendete fare al sito, contatto con la gente. Rendete pubblico, perché poi la gente ha bisogno di sapere giustamente e valutare. Non è un consiglio, ma è quasi un'imposizione dovuta ad un modus operandi che deve essere. Non so se sei d'accordo, sì, è una considerazione. Sono d'accordissimo, anche perché comunque non tutti sono pratici di social, appunto, Internet, eccetera. E di conseguenza chiunque ci può dare uno spazio, come ho detto prima, noi andremo. E ti do anche un dato che non ti soddisferà molto, ma pare che Teramo sia sotto la media nazionale, che è bassissima in Italia, siamo sotto il 40%, quindi bisogna uscire fuori. È bassissima. Noi per esempio, oltre che stare in sede, avevamo dato anche l'idea di mettere dei post-it fuori la porta, che chiunque passi anche e mettere di inserire i post-it, e qualcuno ne abbiamo trovato sotto la porta. Prima dell'inaugurazione abbiamo trovato dei post-it simpatici, dei biglietti. E il nostro sogno è quello di veramente, visto come si è arrivati adesso veramente in Italia, siamo arrivati penso ad un punto di non ritorno, ma anche di decadimento proprio morale. E quello che noi vogliamo è veramente un discorso di trasparenza col cittadino, vogliamo un discorso di, loro devono vedere chi siamo, vogliamo proprio un discorso di trasparenza e di onestà, perché è un modo per riportare il cittadino a credere nelle istituzioni, è un modo per riportare il cittadino a credere nell'amministrazione, perché quando, e poi soprattutto a renderlo partecipe, perché quando ognuno di noi si rende partecipe, si mette in moto e lavora per qualcosa, per la propria città, poi torna a crederci, poi torna a volerla più bella. Teramo ha perso tanto. Noi abbiamo un'università, ma non sappiamo gestire i ragazzi universitari. Abbiamo veramente questa cattedrale nel deserto che è l'università, però i ragazzi universitari il venerdì sera, finite le lezioni, tornano ognuno nelle proprie case, perché comunque sono chi di Pescara, chi dell'Aquila, eccetera. Io ho studiato all'Aquila e l'università era bella, perché finita l'università poi avevo la vita universitaria, avevo comunque degli interessi, potevo andare a teatro, al cinema, a dei prezzi ridotti, in modo ridotto. E noi abbiamo la fortuna di avere un'università, ma non sappiamo gestire i ragazzi, cioè i ragazzi universitari. Tu ritieni che anche il governo D'Amico sia analogo a chi l'ha preceduto? Come ho detto prima, io ho fatto l'università all'Aquila, quindi sull'università a Teramo non ho... Mi rendo conto che forse non ha visto bene il ragazzo proprio. Cioè, finita l'università, questo ragazzo deve vivere in questa città, e quindi bisognava trovare un modo di comunicazione anche con la città, e quindi trovare delle forme alternative per far vivere il ragazzo dopo l'università nella città, per far sì, perché anche questo attrae, e insomma questo produce tanto, questo produce economia, perché se un ragazzo viene qui a studiare comunque l'economia cresce in qualche modo, perché poi c'è la spesa che il ragazzo deve fare e c'è tutto il resto del mondo che gira. Ma qui noi dobbiamo ripartire dal lavoro. Teramo deve ripartire dal lavoro innanzitutto, deve trovare delle forme per accattivarsi comunque gli imprenditori nel ritornare a Teramo ad investire. Per esempio trovare delle zone franche
E quindi con abbassando le tassazioni il comune si potrebbe accollare le l'IMU, insomma tutte le varie, tutti i vari balzelli che ci sono, e trovare un modo anche burocratico di smaltire tutti gli adempimenti burocratici che comunque per poter aprire un locale commerciale il negoziante deve fare. E questo per i primi anni sicuramente non sarà un guadagno per le casse del comune, però a lungo termine, quindi a lungo raggio, sicuramente l'imprenditore verrà qui ad aprire un negozio o verrà qui a spenderci i propri soldi. E noi dobbiamo ripartire dall'economia, è la cosa fondamentale. È la cosa fondamentale perché se no la società non riparte, non riparte nulla. Per restare a terra, ma non trascurando le varie problematiche che i commercianti del centro storico continuano a lamentare oramai da anni. Questa può essere una soluzione? Potrebbe essere quella, sì, una zona franca? Sì, perché non è soltanto per la nuova economia, ma guardare anche comunque, anche comunque certo, le economie esistenti. Cioè, noi siamo l'unico centro storico che comunque... Cioè, noi dobbiamo pensare che il centro storico deve essere a misura d'uomo, quindi comunque deve essere chiuso, ma si deve creare anche un'alternativa per far sì di poter andare a vivere e stare nel centro storico. E dobbiamo far rifiorire il centro storico. Non è soltanto pensare alla pavimentazione, che è giustissima, ma dobbiamo pensare che io ho visto un bar caratteristico di Teramo che nel giro di 2 mesi ha cambiato 2 gestioni. Questo è preoccupante. È emblematico. È emblematico, è preoccupante perché da novembre a gennaio è stato di una gestione, da gennaio a non so quando, spero lunga vita, e adesso è di un'altra gestione. E fa pensare perché allora uno per aprirlo ci hanno messo una marea di tempo tra documenti, documentazioni, visti, protocolli, eccetera. E poi la breve vita. Significa che comunque che in quella brevissima vita questa persona che ha aperto questo bar si è indebitata con tutti i balzelli comunali, e comunque questa era una persona giovane, un ragazzo giovane che già si trova con un debito non indifferente. Questo deve essere il punto cardine di un'amministrazione. Quindi se per un po' dobbiamo, il comune deve prendersi questa bega di dire benissimo, adesso non si tassano chi c'è e si abbassano le tasse a chi c'è e non si tassa chi arriva, ma si deve fare, cioè si deve ripartire in qualche modo. Hai parlato di marciapiedi, giusto farli, io aggiungo sì, giusto farli bene una volta e poi dovrebbero stare bene 20 anni, insomma, non rifarli una volta ogni 2 anni. Sì, consideriamo che noi abbiamo gli acquedotti che stanno per compiere 100 anni, appunto. Quindi, cioè, se quelli compiono 100 anni non può essere che i nostri marciapiedi si distruggano nel giro di pochissimo. Mi stai ricordando gli acquedotti romani, che dai tempi romani fanno gli acquedotti a Roma, quindi appunto. Non ne parliamo. No, il discorso è questo, che Teramo... Sembra una città del dopoguerra, Teramo le sue frazioni. Io vivo in una frazione, è diventata veramente una zona dormitorio, cioè ci si va a dormire e per il resto non c'è nulla. Ora c'è scoppiata anche la scuola, quindi veramente non abbiamo più nulla, non abbiamo parco giochi, non abbiamo nulla. Però noi, non avendo parco giochi nelle frazioni, non le abbiamo neanche al centro, perché al centro non c'è un parco giochi decente, non c'è un parco giochi che non abbia una vite, che sia fuori posto e quindi il bambino ci si possa ferire. Non c'è più un centro di raccolta per nessuno, non c'è una persona anziana che si può fermare a parlare. E Teramo, il centro di Teramo, Piazza Martiri, ha perso la sua cartolina. Veramente riflettevo e scherzando l'ho detto in qualche intervista che Teramo non ha più una sua cartolina, ma è vero, cioè a Piazza Marti girano macchine, il che è assurdo. Sono diventate storiche le cartoline che vantavano Piazza Garibaldi con una fontana che non c'è più. La bellissima fontana, sì, adesso abbiamo l'ipogeo che dovrebbe essere una sala espositiva, è stato sbagliato il progetto, è stato sbagliato il tutto, si è persa la continuità della bellezza di Piazza Garibaldi, che chi scendeva da Piano della Lenta comunque aveva il continuum di visione, di visuale, col 2 di coppe e poi con il campanile del Duomo. Sì. Noi abbiamo cancellata la storia. È stata cancellata la storia e questo deve essere emblematico, perché se si cancella la storia di una città significa che comunque noi non abbiamo più rispetto delle nostre radici, noi comunque potremmo vivere di ricchezza. Ma questo è emblematico anche, che fa pensare soprattutto che io quando vedo questa cartolina, tu sei soffro. Molto più giovane di me, ma io quando vedo questa cartolina, che è una cartolina storica della nostra città, sì, soffro. Io anche soffro, io soffro. Anche soffro perché io sono stata abituata al bello, vengo fuori da una scuola del bello
e soffro realmente. Ma non è solo questo, se una persona, un qualsiasi turista arriva a Teramo e cerca un'indicazione da andare da Piazza Garibaldi a Piazza Martiri, non sa dove deve passare, perché non c'è neanche la cartellonistica. Ciò significa che noi non siamo pronti per l'accoglienza, ciò significa che se noi abbiamo quattro cose decenti, artistiche, storiche, come l'Anfiteatro Romano o come il Parco a Ivan Graziani giù la Madonna delle Grazie, e non guidiamo il turista a poterle andare a visionare, significa che noi non abbiamo il rispetto e il concetto dell'accoglienza del turista. Si chiama turismo. Turismo. Si chiama turismo. Si chiama turismo. È tutta colpa di Brucchi e della giunta Brucchi? Allora, questa amministrazione, sicuramente questa e la passata amministrazione, hanno avuto 10 anni nell'amministrare questa città. Ha delle grosse responsabilità. Sì, ha delle grosse responsabilità, perché comunque hanno fatto degli interventi a macchia d'olio, perché comunque non hanno rispettato la storicità di questa città, perché comunque non hanno ascoltato il cittadino. È stata una giunta itinerante, ma non hanno ascoltato. Neanche dinanzi ad un referendum popolare, che ricorderemo. Neanche dinanzi ad un referendum popolare che venne fatto per lo stadio con le 5.000 firme, sono state ascoltate, sono state prese e messe in un cassetto. Noi, per esempio, abbiamo parlato con diverse associazioni che usufruiscono del comunale e abbiamo pensato ad un polo sportivo diversificato per più sport, ma pensandolo anche sotto il profilo economico, perché se lì si impianta nello stadio comunale, quindi mantenendo la storicità come viene richiesto, così com'è? No, normalmente deve essere rivisto e deve essere riadattato, ma cercando anche il modo economico per non inficiare sulle nostre tasche. Ma se noi riuscissimo a rivedere bene il centro di Teramo e a rivederlo bene lo stadio comunale e ridarlo a queste associazioni sportive, anche intorno si muoverebbero delle attività commerciali, si muoverebbe l'economia, perché quando una squadra ti viene a giocare comunque dovrà andare a mangiare da qualche parte. C'era, per una vita è stato così. Appunto, e di conseguenza anche quello aiuta a far ricrescere l'economia e soprattutto aiuta anche a tenere la centralità a Teramo. Aiuta anche a vivere Teramo, a riportarla a misura d'uomo. Una mamma che porta un figlio ad accompagnarlo al rugby non può essere che deve attraversare la città per trovare un campo. C'è il centro, c'è lo stadio comunale, che può essere rivisto e rivisitato. È normale che questo deve essere visto dall'amministrazione, con le società sportive, perché sono loro che le utilizzano. Non posso dire io quello che devo fare di uno stadio comunale che non lo uso e che non mi serve per uno sport che io pratico. A chi viene dato? Quale società sportive? Benissimo, ci si fa, ci si ferma, ci si mette ad un tavolo e si capisce qual è il modo ottimale per poter applicarsi e poter gestire quello stadio. Hai parlato della tua frazione senza citarla. Piano Daccio. Che è Piano Daccio. E sai che almeno nella mia memoria storica amministrativa, il ruolo delle frazioni in una competizione elettorale spesso è stato decisivo, se non addirittura sì, nelle ultime amministrative risolutivo. È stato decisivo. Ma ricordo anche ai tempi, molti anni fa, quando tu forse eri giovanissima, che un comitato di frazioni riuscì a portare dentro 7-8 consiglieri comunali, insomma, con un risultato stratosferico nel momento in cui la Democrazia Cristiana a Teramo vantava il 70%. Detto questo, ti muovi partendo dalle frazioni per confluire a Teramo o ti muovi da Teramo per andare alle frazioni? Io mi muovo dalle persone. A prescindere, io mi muovo dalle persone, così come ci siamo fermati a parlare con le associazioni, così come ci siamo fermati a parlare con la persona che cammina per strada e con la persona che vive in centro storico e quindi vive la difficoltà del parcheggio in centro storico per una persona che ci vive, così vado a parlare con le persone delle frazioni per capire quali sono le loro problematiche, anche perché comunque le frazioni, riportando, si sono svestite, non hanno quasi più nulla, se non ogni tanto qualche frazione c'è ancora l'ufficio postale, ma per il resto è stato tolto tutto, perché le scuole sono state portate al centro, tante sono state chiuse e va bene.
Il discorso è che noi veramente andiamo a parlare con le persone per capire dove sono i problemi. Le frazioni sono importantissime, perché non solo Teramo sembra una città del dopoguerra, ma le frazioni non stanno meglio, anzi, non stanno meglio. Ma è sempre stato così, eh? Cioè, storicamente che è così. È arrivato il momento nel quale i residenti nelle frazioni, che magari Piano d'Accio è già una fra le frazioni più attive, e migliori, voglio dire, ma ce ne sono di altre veramente ai margini della società. Secondo Graziella Gordone, è arrivato il momento perché la gente acquisisca questo modo di fare politica e di vivere la quotidianità? Allora, io penso che adesso, andando in giro e vedendo le persone, sì, è vero che c'è un retaggio, tra virgolette, culturale dalla vecchia Democrazia Cristiana, che comunque, se c'è una persona che si candida all'interno della frazione, beh, il paese deve portare la persona che si candida all'interno della frazione. Perché comunque il paese deve avere il consigliere, perché così si ha più forza e più voce in consiglio, è vero. Però vediamo quanti danni ha fatto questo modo di pensare. Questo modo di pensare ha creato i danni che adesso la nostra società sta pagando. Sta pagando pesantemente, perché non si è pensato veramente alla collettività. E di conseguenza è un modo di pensare. È un modo di pensare, un modo che bisogna far cambiare l'idea di dare il voto. È una questione anche di maturità, forse. È una maturità che non sempre io... È un discorso culturale che, insomma, tu provi a fare, a far capire, e tante volte è difficile da far passare. Sei stata in qualche frazione in questo periodo? Sì, va bene, la mia la vivo, e poi siamo stati in giro per... ho parlato con alcune persone, non sono riuscita ad arrivare ancora con i comitati di frazione, ancora non sono riuscita a parlare proprio con la collettività delle frazioni, quindi ho parlato a macchia d'olio con alcune persone, chi è amiche, chi insomma è interessato nelle varie candidature, e quindi abbiamo parlato, quindi sì, sporadicamente con qualcuno sono arrivata a parlare. Però adesso iniziate i miei incontri programmatici, li inizio adesso proprio dalle frazioni. Gli avversari politici sono tutti avversari politici a Teramo, gli altri candidati, voglio dire, o c'è un solo avversario politico sul quale confluire maggiormente le attenzioni? Allora, l'ho detto più volte, la nostra priorità è far cambiare l'amministrazione. Quindi la nostra priorità è cambiare questa amministrazione e togliere questa amministrazione al centro-destra. E poi noi siamo disponibili e aperti nel parlare con gli altri candidati senza problemi. Non su apparentamenti e cose, varie situazioni future. Noi adesso vogliamo farci la nostra campagna politica in modo pulito e puro come siamo fino al 25 maggio, non che dopo cambieremo, per l'amor di Dio, però vogliamo vedere, vogliamo giocarcela così, poi vediamo, non so se saranno gli altri che ci dovranno venire a chiamare a chiedere qualcosa, perché qualcosa si sta iniziando a muovere nelle persone, quindi tante persone sono stanche di questo modo di chiedo se questa frammentazione fa parte anche della cultura politica che la gente deve recepire, o se fra virgolette un danno politico a chi cerca di sovvertire il governo Brucchi. Allora, sicuramente potrebbe essere visto come danno per la sinistra, perché comunque fare tutte queste frammentazioni ci potrebbe portare deboli alla fine di questa competizione, alla fine di questa della campagna politica. Però comunque il dissenso c'è. E anche il fatto che noi abbiamo voluto dire la nostra, vogliamo dire la nostra, è perché vogliamo provare a parlare in un altro modo. Poi il 25 maggio vediamo che accade. Hai lavorato molto su quello che sarà o è già, e io se non lo conosco me ne scuso, il tuo slogan. Il mio slogan era ora, perché era ora proprio di cambiare, era ora proprio di iniziare a parlare in modo diverso, ritornare a parlare in modo... in modo diretto le persone, e quindi era ora, abbiamo voglia veramente di, era ora di respirare aria nuova, di rivedere colori, di riportare a far parlare le persone, e quindi questo è il mio slogan. Proviamo a fare un po' di fantapolitica, tanto in questo periodo ci è permesso, poi non ci sarà permesso più. Brucchi non vince al primo turno, perché è indubitabile il fatto che sia favorito rispetto a voi oggi. Rispetto a voi tutti, è l'obiettivo di chi cerca di cambiare
o con Era Ora o con Teramo Cambia, insomma con gli slogan che camminano oggi in questa fase, è sicuramente quello di portarlo al ballottaggio. Sarebbe una sconfitta per Brucchi e una vittoria di chi è oggi contro. E ipotizziamo che così vada. Che succederebbe se non fosse Graziella Gordone l'avversaria di Brucchi al ballottaggio, ad un ipotetico ballottaggio? Allora, di certo noi non appoggiamo l'amministrazione uscente, quindi noi non andremo ad appoggiare l'amministrazione uscente. Vediamo quello che accade e vediamo, come prima l'ho detto, cioè vediamo se non saranno loro che dovranno appoggiare noi. E per il resto noi siamo aperti al dialogo, vediamo come ci si muoverà, vediamo cosa ne verrà fuori dal 25 maggio. Un'analisi un po' più ampia adesso, che deve portarci ad analizzare quel che sta accadendo ad oggi, non soltanto nella nostra città capoluogo, ma anche in regione. Fermiamoci ai fatti ultimi, fermiamoci a Sanitopoli. Rimborsopoli, però insomma ce ne abbiamo chi più ne ha ne metta. Fermiamoci a Rimborsopoli. Lei, da cittadina prima, da candidata a sindaco poi, che tipo di riflessione hai fatto? Allora, lo si può leggere anche del modo come stiamo scendendo noi in politica. Noi ci siamo autofinanziati, noi ci mettiamo le mani in tasca, noi ce le siamo autopagate, i nostri cartelloni, i nostri manifesti, così ci siamo autopagati la sede, eccetera. Quello che non è possibile è che non va bene non avere rispetto della cosa pubblica, non va bene non avere rispetto dei soldi del cittadino. Di conseguenza, no, non mi sta bene che comunque una persona spenda i miei soldi per i suoi piaceri personali o altro. Della vita privata non mi interessa, sono scelte loro, sono affari loro, e non, assolutissimamente non mi interessa, ognuno se la vede da sola nella propria coscienza, con la propria famiglia e basta. Ma dei miei soldi sì, perché io faccio fatica ad arrivare al 27 del mese e non mi sta bene che insomma per piaceri personali vengano spesi dei soldi. E quindi quei soldi mi devono essere rendicontati. Ecco perché quando dico ci deve essere la trasparenza nell'amministrazione, perché io da cittadino voglio vedere dove vanno a finire le spese, dove vanno a finire le tasse e come vanno a finire i miei soldi. Perché comunque quella è una forma di rispetto per il cittadino. Cioè se la cosa assurda, per esempio, la Team, cioè è un progetto che deve essere rivisto, perché all'inizio mi sta bene che comunque io debba pagare tanto, no? Perché devo assumere il netturbino, devo comprare il mezzo per fare la raccolta differenziata e va bene. Io sacrifico il mio balcone di casa, perché tutti ormai viviamo dentro appartamenti di 100 metri quadrati. Per fare la raccolta differenziata. Per i primi mesi mi viene detto che non verrò premiato su questa raccolta differenziata perché devo ammortizzare i costi. Benissimo, mi sta bene, lo scelgo, mi sta bene. Ma adesso dopo anni di raccolta differenziata, dove io ho sacrificato il mio balcone, dove io comunque sono un cittadino bravo, attento, culato nella raccolta differenziata, mi trovo a dicembre la TARES aumentata dell'8%. Ma scherziamo? Allora significa che il progetto è errato e deve essere rivisto. E deve essere rivista anche la discarica La Torre, perché non può essere che io continuo a pagare 600-700 mila euro l'anno su un percolato e non si riesca a mettere la soluzione definitiva sulla discarica. Cioè questo è gravoso anche per esempio del problema del ruzzo, no? Noi siamo in un debito assoluto e noi comunque non compriamo la materia prima, che è l'acqua. Cioè io non compro la materia prima e sono in debito? Cioè significa che ci sono degli errori. Cioè io ragiono da madre dico, ma forse qua c'è qualcosa che deve essere... Ma non la Di Pasquale, parlando del ruzzo, non la mise così drastica la cosa. Se che ci sono enti, aziende, anche... Sì, ma è un ente. Che stanno peggio. È un ente che sicuramente starà peggio, non so se sta peggio o meglio degli altri, ma comunque sta peggio. Sicuramente sta male. Sicuramente l'acqua, che è un bene primario, dove noi potremmo usarla. Naturale, dove noi potremmo usarla come fonte di ricchezza, pensando, cioè ci stanno regioni che hanno imbottigliato le loro acque, che nascono da sorgenti, e noi non riusciamo, e su un bene primario. Noi andiamo in debito, cioè
Ragazzi, qui è sbagliato il 70, sistema. 70, 80, 100, cioè non si capisce che debito è. Non si capisce quant'è, perché ancora, comunque... E questo è preoccupante. La Team, cioè io differenzio, sacrifico il mio balcone, mi metto lì, brava, attenta a differenziare. E la Tares non diminuisce. Litigando con mio marito, e la Tares non diminuisce, e trovi che adesso la Team, insomma, ti fa pagare anche il percolato, e sul percolato e sulla discarica la torre non si prende una decisione. Cioè, ragazzi, qua qualcosa c'è che non va, no? Qui bisogna prendere veramente in mano la situazione e iniziare a tagliare le cose che non vanno. Abbiamo scarsi 5 minuti, li vorrei dedicare ad uno spazio che, se saprai, saprete sfruttare nella maniera migliore, governerete anche nella vostra rete, nel tuo sito, nel tuo blog, in tutto quanto, insomma, farà comunicazione per la tua candidatura a sindaco. Il supporto di Super J non so quantificarlo ancora, so che è un supporto pulito, su questo non ci sono grazie, dubbi. Grazie. Permettimi solamente di dirti, approfittane in questo momento, hai qualche minuto per convincere gli scettici almeno a valutare la tua candidatura. Allora, mi è stato detto tanto, mi è stato detto di tutto, io so solo una cosa, io non conosco gli inciuci, io non conosco la corruzione, sono stata abituata alla meritocrazia. Per rientrare a Teramo ho dovuto vincere un concorso e per vivere, per avere un lavoro sono andata al nord e poi piano piano sono rientrata attraverso concorso. E quello che voglio per questa amministrazione è veramente la trasparenza, veramente l'onestà e veramente che il cittadino possa riprendersi in mano la propria città e debba avere il diritto di poter dire una cosa che non va, andare direttamente nella casa del sindaco e dire: oh, sta cosa non va bene, sta strada qui non va bene, e riportare la politica in mezzo alla gente. Questo è quello che noi vogliamo, che poi noi vogliamo la trasparenza, vogliamo l'onestà, vogliamo riportare Teramo ad essere competitiva o comunque a ritornare ad essere una città vivibile, perché comunque Teramo la domenica è deserta, la sera è deserta, non ha più nulla, abbiamo perso la cultura, abbiamo perso la storicità, abbiamo perso... Teramo ha perso tutto e Teramo deve tornare a crescere, deve tornare ad essere una città a misura d'uomo ed essere una città abitabile per tutti. Quello che è preoccupante è che in questi 10 anni c'è stato tolto tanto, ma c'è stata tolta la crescita. E noi dobbiamo riportare i giovani a Teramo, non dobbiamo far emigrare i nostri figli. Questo è quello che io vorrei, quello che vorrei da mamma, cioè vorrei che i miei figli rimanessero a Teramo perché hanno possibilità di crescita a Teramo, hanno possibilità di sposarsi a Teramo e di poter lavorare a Teramo e non di emigrare fuori perché qui non c'è più nulla per loro. Questo è quello che io vorrei. A me per adesso piace prendere coscienza del fatto che Teramo esprime ad oggi 2 candidate sindaco donna. E non per fare la facile retorica, no? Ma perché effettivamente credo sia giunto anche il vostro momento, perché magari ci saranno stati tanti errori prima, ma io sono stato sempre fermamente convinto del fatto che sono anche figli gli errori di atteggiamenti vostri sbagliati. Quindi se una donna sì vuole, può, ma deve volere. E credo che Graziella Gordone voglia. Io voglio, devo dire una cosa, un po'... L'ho detto prima scherzando, sarà stata anche una scelta di incoscienza, eccetera, però io ho guardato i miei figli e ho guardato i miei figli e quello che voglio per Teramo è difficile, cioè farlo per una donna è difficile, per una donna andare a lavorare, gestire la famiglia, pensare alla spesa, pensare a tutta l'entourage della famiglia, pensare ai figli e poi pensare anche ad altro è difficilissimo. Io finora ho fatto sindacato e comunque conciliare tutto è difficile, ma si può. Si può, cioè poi si fanno delle scelte, si può, così come se mai dovesse essere io mi metterò in aspettativa al lavoro e mi metterò a servizio del cittadino, cioè si può e si deve, perché comunque Teramo ha bisogno anche di una visione diversa e noi donne siamo pragmatiche, cioè questa ce l'abbiamo come caratteristica, quindi noi siamo pragmatiche. Quindi non farà come Brucchi che in aspettativa non si è messo, insomma, no, lei tu ti metterai in aspettativa. Sì, io mi metterò in aspettativa. Grazie, grazie per essere stata nostra ospite. Il nostro ventaglio politico libero continuerà anche nei prossimi giorni, ci ritroveremo in qualche dibattito su Teramo anche nella fase di par condicio. Buon grazie. Lavoro e in bocca al lupo. Grazie di tutto e credi. A Super J 45 giri si proporrà domani. Grazie.